Questa è l'attuale situazione del tratto della via per Camporreale, già segnalato attraverso delle immagini e articoli sul giornale di Sicilia. Il tratto è interessato da gravi smottamenti e abbiamo avuto la possibilità di sentire ieri sera nuovamente il vice sindaco di Alcamo, nonché assessore comunale Vittorio Ferro, e il sindaco di Camporreale Gigi Cino. In questi giorni è emersa la problematica delle condizioni in cui versa la via per Camporreale e siamo qui con il sindaco di Camporreale Gigi Cino, con il vice sindaco assessore del comune di Alcamo Vittorio Ferro. Intanto vice sindaco assessore di Alcamo, domandiamo quali prospettive immediate si profilano appunto per mettere in sicurezza e sistemare questo tratto di strada. Questa mattina il comune con i provvedimenti è intervenuto per stendere del materiale e consentire quantomeno l'accesso ai residenti e il passaggio in sicurezza, anche se ovviamente l'area è segnalata e c'è una parziale deviazione. È stata riaperta una strada che era stata chiusa probabilmente impropriamente da qualcuno, perché è una strada comunale, per una deviazione che potremmo utilizzare successivamente nel momento in cui inizieranno i lavori, perché già gli uffici della direzione 4 stanno lavorando per affidare l'incarico di studio geologico e del calcolo strutturale, perché l'area molto probabilmente, dai primi sopralluoghi che sono stati fatti con i tecnici, necessita di una qualificata. Non ho ben capito quale strada è stata chiusa. Più avanti, dopo l'abbeveratoio, c'è una strada che però è una strada inserita nel catasto delle strade comunali ed era chiusa, è stata riaperta, è stata ripulita e ora dovrà essere esteso del materiale, perché quella per i veicoli non pesanti potrà essere una valida alternativa nel momento in cui poi inizieranno i lavori veri e propri. Ok, al sindaco di Camporreale quindi domandiamo se effettivamente può rappresentare fonte di parziale sollievo quello che ci sta dicendo il vice sindaco di Alcamo. Io spero che sia un po' di sollievo, perché gli studenti l'altro giorno sono venuti in comune e mi hanno sollevato questo problema, già che la strada, diciamo, tutta non è percorribile come sappiamo, soprattutto con queste intemperie di questi giorni. Però si è verificato circa 10 giorni fa questa frana all'inizio di Alcamo, che ci sono dei problemi per quanto riguarda gli autobus, mi hanno sollecitato. L'altro giorno, sentendoci col sindaco di Alcamo, sto facendo un punto sulla situazione, mi dicevo che stanno intervenendo in maniera efficace, perché realmente vedo che giorno dopo giorno questo terreno ancora va cedendo, che c'è un dislivello fra i fabbricati e la parte bassa. Noi da una parte, da Camporreale fino alla provincia di Palermo, siamo intervenuti quest'estate, abbiamo delle frane e grazie alla nostra provincia, anche in maniera difficoltosa, siamo riusciti ad aggiustarle. Per noi Camporreale, Alcamo è una strada molto importante, perché come voi sapete Camporreale ha molta attenzione, ci sono i negozi che andiamo ad Alcamo, ci sono le cose ricreative, quindi Camporreale è molto frequentata. Noi Alcamo per noi è una bella città e vorremmo continuare ad andarci, e mi auguro che i miei colleghi possano nel più breve tempo possibile rendere percorribile questa strada. Proprio per questo abbiamo ritenuto approfittare, insomma, di questa presenza ad Alcamo del sindaco di Camporreale per affrontare l'argomento. Bene, allora ci aggiorneremo prossimamente, grazie a voi tanti. Prego, buonasera.